Arriviamo, eh. Ma questo non le serve, adesso arriva. È possibile mostrare il monitor per cortesia? Intanto vediamo un gelato. Intanto potete cominciare a presentare la soluzione. Arriva un tecnico da voi. Il sito lo stiamo per vedere tra poco, è quello che utilizzeremo per fare la presentazione, perché sono contenute tutte le azioni della nostra agenda digitale. Il sito non è ancora stato ufficialmente presentato, lo faremo l'11 di questo mese. Per descrivere la nostra agenda, è abbastanza complicata perché è molto ricca di azioni. È nata dal programma di legislatura del nostro comune, ma è stata pensata come strumento di coesione territoriale, quindi non è un'agenda comunale, ma un'agenda territoriale. Hanno aderito alla nostra agenda tutto il pubblico e molto del privato del nostro territorio, alcuni di questi sono associazioni di categoria che quindi rappresentano non soltanto se stessi, ma intere fette di territorio. Gli scopi sono prima di tutto l'azzeramento del divario digitale infrastrutturale, il miglioramento dei servizi, e con questo intendiamo i government e open data, l'inclusione digitale di massa sia cittadini che imprese e aziende, la realizzazione di una smart community e la diffusione digitale come motore per l'economia abruzzese. Ci sono delle condizioni particolari, noi per esempio ci avvaliamo della collaborazione, parlando anche di smart community, di un insieme di cittadini e associazioni di volontariato che collaborano, sono costituiti in laboratori di coprogettazione e ci aiutano a progettare le azioni che sono rilevanti e poi fanno il controllo di qualità alla fine, dopo che il prodotto è stato implementato. Una delle azioni che vi farei vedere, vado di corsa, questo dà l'idea, credo, della dimensione del progetto, poi quello che riusciamo ve lo illustro. Però quello che mi interessava particolarmente in questo momento era parlare dei corsi di inclusione digitale, dell'inclusione. Noi la intendiamo sia infrastrutturale, l'ho detto prima, è una delle azioni che noi portiamo avanti, ma l'altra è il suo braccio destro e il braccio sinistro, è quello che consente alle persone che hanno le infrastrutture poi di accedere effettivamente ai servizi che noi eroghiamo. Quindi facciamo questi corsi di inclusione over 55. Fino adesso si può vedere anche in questo bellissimo sito, i dati sono tutti raccolti ed esposti in tempo reale, abbiamo 500 persone formate, possiamo vedere l'età media, possiamo vedere tutta una serie di informazioni. Se uno di voi si iscrive adesso lo vediamo subito in tempo reale qui. I corsi di inclusione hanno diversi scopi, uno è quello proprio di avvicinare le persone tra di loro, perché fanno corsi in presenza, uno dei partner è il coordinamento delle scuole di Ellesi in rete, che ci mette a disposizione gli studenti in alternanza scuola-lavoro, quindi si risolvono il problema dell'alternanza, gli studenti fanno lezione ai loro nonni, ai loro zii, così, no? Le età sono quelle. E tra l'altro sono molto divertenti e molto belle da vedere queste lezioni. Io ho chiesto ad alcune classi di mandarmi un'email nel momento in cui avessero aperto un indirizzo di posta elettronica, e da giorni, quando c'è il giorno della posta elettronica, io ho la casella intasata di email di saluti delle persone che mi scrivono. Questo pezzo, credo, su questo credo di aver detto tutto, chiedo scusa, possiamo cominciare a vedere le azioni per il tempo che abbiamo e descrivo tutto il resto. Abbiamo Dillo Biella, sbarco della pubblica amministrazione sui social network, Biella non c'era, adesso abbiamo una pagina che ha 8.000 like, che non sono affatto pochi. Segnalo la Biella, è un sistema di, per fornire ai cittadini dei servizi di buon livello, cioè vogliamo dare delle risposte ai cittadini in tempi certi, cioè il cittadino fa una segnalazione e riceve una risposta, faremo questa cosa tra un mese, tra un anno, non possiamo, però riceve una risposta. Abbiamo aumentare l'indotto turistico, qui abbiamo creato un brand, Innamorati del Biellese, è diventato un fortissimo brand, abbiamo
circa 40.000 fotografie lì dentro, cioè l'hashtag appunto innamorati del Vietnese. L'azione del lavoro, sviluppare strumenti e competenze digitali per il lavoro. Via la casa di vetro o per government, esporre in forma fruibile i dati della pubblica amministrazione, altre azioni, il consiglio comunale in diretta, banche dati del non profit vietnese in rete, 1600 enti censiti, riorganizzazione, razionalizzazione e reingegnerizzazione dei servizi online. Abbiamo rifatto il portale, è stato uno dei due portali che ha sperimentato le nuove linee guida di Agid, quelle sul design. Connetti Biella, stiamo facendo un piano telematico scolastico, connettiamo tutte le scuole biellesi in rete utilizzando in comune le infrastrutture di comune e provincia e portiamo la fibra, la banda ultralarga. Abbiamo il wifi libero senza autenticazione, noi e Bologna credo, oggi credevo anche Trenitalia invece non funzionava. Biella include, lì dentro ci sono quei corsi over 55 cui ho accennato prima. Abbiamo costituito un ufficio finanziamenti federato, tutti i partner, per ciascuno per la propria parte, costituisce questo ufficio, mettono in comune sia le competenze relative alla progettazione, abbiamo vinto un bando di 750.000 euro del MIUR, sia le informazioni proprio sull'uscita dei bandi. C'è uno spazio per le domande? Sì, se volete, se no io vado avanti. Ce ne sono, ho finito le domande? Prego. Vito, non ce la faccio più. Arriva un microfono. Sì, no, la caratteristica di questo progetto è che non è fatto in casa, nel senso che è immaginato insieme a una governance complessa, o perlomeno a un numero di soggetti molto vasto. Appunto, la governance di questo progetto complessivo, a parte i gruppi di coprogettazione, come è andata, come sta andando? Ha colto proprio la parte che è stata più difficoltosa, perché prima abbiamo dovuto cominciare a costruire una rete di relazioni territoriali su un territorio che storicamente è sempre stato abbastanza diviso, cioè nel nostro territorio le giunte dello stesso colore non si parlavano, provincia e comune, questo per dare un esempio. Immaginiamoci poi sfondare anche la diffidenza del privato, perché poi siamo andati a parlare, io sono andata a parlare con comuni, con amministrazioni, eccetera, con banche, abbiamo dentro anche una fondazione, abbiamo insomma la partnership è ampissima e anche molto molto importante. Quella è stata la parte più difficile. E la seconda questione della difficoltà è sulla normativa, perché è talmente sperimentale che non ci sono casi di studio, siamo noi che stiamo ogni volta affrontando come possiamo fare questo progetto mettendo insieme le risorse del pubblico e del privato che seguono dei criteri diversi. Purtroppo devo chiudere qua perché sennò andiamo troppo lunghi con i tempi, vi ringrazio per grazie la a voi, presentazione. Grazie a voi, grazie a voi. Siamo Alessandro Francioni, dirigente del settore servizi.